La parola per la vita, lettura del commento al Vangelo di Paolo Curtas, di venerdì 20 settembre 2024, commento tratto dal libretto Amen, edito dalla San Paolo. Un versetto appena, uscito dalla penna di Luca, una notazione quasi distratta, marginale, apparentemente insignificante, che pure, a saperla leggere, ribalta le nostre piccole convinzioni. Una notazione che descrive un elemento della vita della prima comunità, e che, se letto bene, dovrebbe farci saltare sulla sedia. Sì, perché nel gruppo dei discepoli, dice Luca, c'erano delle discepoli, e non donne di servizio, ma fra di esse anche persone di rango, e che non facevano le perpetue, stirando le camicie degli apostoli, ma collaboravano attivamente all'opera di annuncio del Signore, usufruendo anche del proprio patrimonio economico personale. Tre donne particolarmente vicine al Maestro, tre discepoli di rango, come tre erano gli apostoli più prossimi al Signore, Pietro, Giacomo e Giovanni. Tre donne. Sappiamo che, al tempo di Gesù, la donna, nella civiltà ebraica, era poco più di un appendice del maschio, senza vera identità, senza diritti. In tutto soggetta alle decisioni del marito o del padre. Non poteva uscire da sola, né parlare in pubblico, né pregare insieme agli uomini. Una condizione di servilismo assoluto e di subalternità senza vie di scampo, atteggiamento figlio della cultura del tempo, certo, e rafforzato da una interpretazione tutta maschile della Torah. Spiegare la legge alle donne, sentenziavano i rabbini, era tempo perso, perché le cose di Dio riguardavano solo i maschi. Interpretazione maschilista, dicevano. Sarebbe bastato leggere e meditare le pagine che raccontano delle matriarche o delle eroine di Israele come Giuditta o Esther. Tant'è. Alle pie donne devote era riservato il focolare della casa, non certo l'aula di una scuola rabbinica. Invece veniamo a sapere che Gesù aveva realizzato le pari opportunità e senza troppi problemi, ma con tantissimo scandalo. Aveva fra i suoi discepoli delle donne, coinvolte e protagoniste. Sono passati 2000 anni e la novità e la freschezza di Gesù, quell'intuizione così innovativa, stenta ancora a realizzarsi nella Chiesa. E se lo facessimo, finalmente? Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.